Ciao a tutti amici di Crash TV e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in un gioco bello in cui bisogna diventare money grabber. Allora, premi quadrato per comprare una industria di limoni. E con la X la potenziamo, ragazzi. Grandissimo, guarda. Giochi contenuti di qualità, ragazzi. E niente, noi potenziamo la fabbrica di limoni e possiamo comprare i giornali. Oh, attenzione, compriamo con i giornali e già facciamo $60 a giornale, $60 a giornale, tanta roba. E potenziamo i giornali. Sì, ma si può abbassare sta musichetta? Che no, non ha nemmeno un menu sto gioco. Cos'è, upgrade? Non ha nemmeno un menu, cioè, no, si può togliere o mettere. Vabbè, giocheremo con la musichetta. Spero che non si senta troppo nel video. E niente, ho portato questo gioco perché mi sembrava un gioco bello e volevo portarvi contenuti di qualità su YouTube. Quindi, da Money Grabber quale sono, ho pensato di portarvi un gioco in cui bisogna grabbare, perché io money grabbo, siccome sono uno youtuber, ragazzi. Oh, attenzione, autolavaggio, $540 a macchina e anche a giornale. Oh, possiamo prendere un manager. Cosa fanno i manager? Cos'è? Ah, praticamente mi vende lui i limoni al posto mio, così non devo schiacciare quadrato. Ok, ho fatto $10,000 vendendo dei limoni grazie al mio manager e adesso possiamo comprarci una pizzeria, ragazzi, perché lo scopo di questo gioco è comprare più cose possibile. Ora potenziamo un attimo i miei giornali. Li vendo a 1200 a giornale. Oh, tanta roba, 1200 euro. Chi lo compra a 1200 a giornale? Va bene. Oh, giornali al 25. Extra speed per i giornali. Un giornale al secondo. Oh, intanto metto a fare una pizza e una macchina a lavare e oh, possiamo comprare un manager nuovo. Ok, vai, così ci vendo i giornali al posto nostro. Raga, siccome l'azienda va così bene, io direi di investire un attimo nei giornali. Li portiamo al 50, al 38, vai. E anche un po' sui limoni, perché si vendono, cioè, troppo facilmente. Un limone al secondo. Li portiamo al 50, perfetto. Ok, così vanno velocissimi. E mettiamo a fare una pizza e a lavare una macchina. Oh, giornali a 50. Così si vendono i giornali, a $3,000 a giornale e $75 a limone. E ora potenziamo le macchine fino al 25. Perfetto, così vanno più veloci. E se ci riusciamo, adesso ci compriamo il negozio di ciambelle. Upgrade. Cosa sono sti upgrade? Ah, tipo velocità limoni per tre. Ah, mi costano troppo, 250.000. Oh, come un upgrade. Ah, li possiamo prendere 250.000. Velocità limoni per tre. Guardate quanti soldi facciamo. Money grabber. E altro che YouTube, ragazzi, dobbiamo vendere limoni a $300 l'uno. Così si fanno i veri guadagni, i veri guadagni, non con YouTube. Oh, sto per vendere una ciambella per 51.000 euro. Vai. Sì, euro, dollari. Allora, o ci compriamo un manager o un upgrade. Cos'è questo? Boh, vabbè. Upgrade, direi. Giornali per tre. Vai, così si grebba. Ci vorrebbe però un manager per la pizza. 133, ok. Voglio assolutamente il manager per la pizza. Quanto costa? 500.000. Vai che ci compriamo il manager con il manager per la pizza, 500.000. 500.000, manager per la pizza. Cos'è successo? Puoi comprare la roba velocemente, premi R1. Ah, per 10, cioè come se comprassimo 100 volte con un click, praticamente.
Capito. Vabbè, io lo tengo per uno per ora, non sono così money grabber. Ragazzi, ho lasciato il gioco FK per una buona mezz'ora e mi sono comprato tutto. Abbiamo, ragazzi, una fabbrica di gamberetti che riproduce 50 milioni al gamberetto. Poi una squadra di hockey, uno studio cinematografico per fare video di Crash TV a qualità maggiore, una banca e credo che sia petrolio, una compagnia di petrolio, ragazzi. E ora ci upgradiamo un botto. Perfetto, quanti upgrade abbiamo fatto. E adesso direi di potenziare, ma che per 10%, al 100 tutto facciamo. Altro 5 oro, cosa ci compro con l'oro? Vabbè, voglio che tutto vada tipo velocissimo come i limoni. Ok, ok, ok. Ho finito i soldi, come ho finito i soldi? Ah no, non è che li ho finiti, ne ho 24.33 nonilioni. Quanto è un... vabbè, un nonilione. Però non posso comprare... però costa tutto troppo, praticamente. Cioè, un gamberetto lo vende a... cioè, chi lo compra un gamberetto per 28 trilioni di dollari? Vabbè, lasciamo stare. Cosa sono gli investitori angeli? Vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Upgrade, carriera... cos'è questo adventure? No, con un trilione possiamo andare sulla luna. E questi sono i dollari lunari. Ecco cosa ci compro con l'oro. Un mega boost. Cosa fa? Boh. Boh, lasciamo stare. Ok, ragazzi, quindi siccome sul pianeta Terra abbiamo il monopolio di qualsiasi cosa si possa vendere o comprare a un prezzo stratosferico, direi che possiamo finire qua il video. Spero che vi sia piaciuto. Sto con un video un po' a caso. Sì, un po' a caso. Ho scaricato sto gioco a caso. Ho detto facciamoci un video. Quindi spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale e non ci vediamo in un prossimo video su Crash TV.